Oh, molto bene. Allora, abbiamo preso la chiave del meccanismo che ci permette di, voilà, andare avanti nel nostro viaggio attraverso il mondo dipinto di Ariandel. E qui troviamo una signorina, un ascensore che non funziona, ma che sbloccheremo a breve. Feel the scent of ash upon thee. Thou'rt the one of whom Uncle Gale spoke, the one to show me flame. 'Tis good. When this is done, may I return. The door is open thanks to thee. 'Tis good. I promised Uncle Gale. Perfetto, allora lei è la ragazza che dipingerà la tela del mondo di Ariandel. Apriamo questa porta. Accendiamo il falò. Ok. Un po' di riposo. E andiamo a far funzionare quell'ascensore, che ci permetterà sostanzialmente di aprire una scorciatoia per fare più velocemente questa zona. Zona che, insomma, è abbastanza piena di nemici, e fate soprattutto attenzione, se decidete di ucciderli tutti, in particolare ai devoti con le fiaccole, perché lanceranno praticamente un allarme urlando e sveglieranno tutti i devoti assopiti, rendendo tutto molto più complicato. Perfetto, adesso passiamo sotto a questo tronco. L'idea comunque è sempre quella di salire verso destra, ok? Quindi state il più a destra possibile e tentate di andare il più in alto possibile. Attenti alle varie imboscate, perché qui di gente ce n'è. Qui abbiamo il lanciatore di giavellotti. È normale che Willem non ha sentito suonare le campane, se sono rotte. So bene cosa ci faccia una campana qua in mezzo, però vabbè. Bene. Finiamo questi ultimi nemici. Attenzione al mangiafuoco, sempre. Ottimo. Allora, da qui. Ancora uno, poi questo più sveglio, questo più agile, ma non abbastanza. Ok, allora, vedete che ci sono questi alberi con un po' di morbo che li sta distruggendo. Potete utilizzarli come dei ponti e quindi come scorciatoia sostanzialmente. Questa è la scorciatoia che ci permette di scendere al falò. Un po' buio. Ok. Siamo ritornati dalla signorina. Tis good. I promised Va Uncle bene, Gale. ok. Hai promesso zio Gael di fare un altro disegno. Peccato che zio Gael ti deve portare un'anima oscura e non è così facile, ecco. Ok, allora qui sopra abbiamo una zona, dunque da qua riuscite a vedere più o meno tutta la zona. Potete passare qui dove c'è questo ragazzone col giavellotto, ecco, che è caduto di sotto e ci ha tolto
ci ha tolto il pensiero di dover combattere sull'albero. Questo lo possiamo invece ammazzare facilmente. Recuperiamo, qui c'è un oggetto, pezzo di titanite, che è già una cosa interessante. Ok, non vi conviene scendere, ma rimanete pure su. Molto bene, siamo stati anche invasi. Questa non è un'ottima zona per essere invasi, perché essendo piena di nemici, se l'invasore inizia a giocare in mezzo ai mob, ci può creare veramente un sacco di problemi. Vediamo un po' che cosa succederà. Quindi ritorniamo su per la scorciatoia che abbiamo appena aperto. Ok, l'anello dell'ammazza cavalieri, nel caso trovassimo un invasore con lo scudo. Oh, ecco, da qui possiamo salire. Ricordate che stiamo sempre andando in alto e verso destra, ok? Qui vedete che c'è questo ragazzone nascosto con un martello simpaticissimo. E c'è da esplorare la zona qui sotto prima di andare avanti, perché ci sono un paio di oggetti utili. Tra cui, se non sbaglio, la cercaterra, che è una sorta di asciona bipenne che permette di scatenare un vero e proprio terremoto. Questa zona qui, fate attenzione, perché quel costone crolla, frana, se ci andate sopra, e vi fa cadere in una zona dove ci sono tre cavalieri di Midwood, quindi meglio evitare. Ok, attenzione, abbiamo un invasore, eccolo qui, si è palesato finalmente, quindi proviamo a portarlo in una zona tranquilla. È assetato di sangue e di perri. Aia, lo vedo abbastanza deciso questo. Attenzione, prova anche il backstab addirittura. Ci stavamo per cadere di sotto. Buono. Ancora provato il backstab, eh? Siamo pari come punti vita? No, non più. Attenzione a non dargli le spalle. Ecco, meglio un'arma veloce. Attenzione. Chiediamo subito scusa. Vabbè, prolunghiamo un po' il nostro combattimento. Ferri a vuoto. Calcio. Opla, R2 caricato. R2 risposta, ma lo manchiamo. Attacco in salto, niente. Alla fine ci ha ucciso questa volta. Vabbè, sapeva quello che stava facendo, diciamo. Bene, allora ripartiamo dal falò, prendiamo la nostra scorciatoia. Andiamo di corsa. Attenzione. Ok, continuiamo a salire sempre. Lì ci sono le nostre anime. Bene. Allora, prima di continuare a salire, ci conviene quindi tornare da questa parte dove stavamo andando prima, e l'invasore ci ha bloccato. Sconfiggere questi lupi. Attenzione che chiameranno sempre qualche rinforzo. Qui sotto abbiamo tanto un oggetto lì, un lupo là, quindi opla, attacco in caduta. L'oggetto possiamo recuperare, lo potremo recuperare anche dopo, va bene, niente di pazzesco. Qui troviamo la torcia dei devoti, che ci permette anche noi di fare gli sputafuoco. Niente di esagerato, tra l'altro
pesa anche un pochettino, non è proprio leggerissima. Comunque, continuiamo. Allora, ci manca una scorciatoia da aprire, quindi dobbiamo buttare giù un altro albero sostanzialmente. Tra noi e l'albero ci sono due cavalieri di Millwood. Ecco, è un po' di lupi, vabbè, qui botta e risposta. Allora, sempre prima i lupi. Perfetto. Poi io vi consiglio, a seconda del livello ovviamente a cui siete, se siete a un livello intorno al 100 potete tranquillamente massacrare anche i cavalieri di Millwood senza tanti problemi, che già stanno grugnendo, ecco. Se no potete proseguire di corsa. Allora mi sa che quell'altro cavaliere ci permetteva di recuperare il martello scuoti roccia, se non sbaglio, che è il martellone che usano questi cavalieri. Eccola qua. E qui abbiamo la scorciatoia completamente aperta. Vediamo se ci casca. Trucco più vecchio del mondo. No, è rimasto su. Vabbè, fa niente. Attenzione. Ci riproviamo. Vediamo le doti equilibristiche di questo cavaliere di Millwood. Infatti, era stato un caso. Non è morto, comunque. Ah, lì sotto c'è la boss fight. Troviamo sempre una sorta di colosseo, la zona del boss. Perfetto. E proseguiamo. Proseguiamo per quest'altra porta, dove troveremo un sacco di mosche, e qui il morbo effettivamente si vede che è probabilmente il posto da cui si sta espandendo. Allora, consiglio fondamentale per questa zona: le mosche danno sanguinamento, e scusate, non sanguinamento, le mosche portano i vermi, è vero, così come nella vita reale anche in Ariandel. Quindi vi consiglio, anche perché comunque la zona è abbastanza buia, torcia che vi libera automaticamente dai vermi e vi permette di vedere meglio quello che state facendo, anche perché ci sono un paio di muri che in realtà sono finti, quindi dovete tenere un attimo d'occhio quello che è l'ambiente circostante per capire dove andare. Eliminiamo tutti i mosconi qui. Perfetto. Allora, no, non è qui. Dovrebbe essere... Eccola lì. Bene. Da qui si può salire e... Attenzione, attenzione, dove arriveremo mai? Oh. Siamo tornati nella chiesa dove abbiamo trovato Lady Frida, che ci consigliava caldamente o freddamente, nel caso di Ariandel, di tornarcene da dove siamo venuti e di lasciare perdere questo mondo dipinto. Qui c'è un muro finto da qualche parte, eccolo qui, da qui possiamo scendere ancora per un ulteriore livello e trovarci in questa stanza dove dovremo uccidere un sacco di mosche giganti. Ok, più che altro una questione di tempo più che di difficoltà. Perfetto. Poi verso il centro della stanza troviamo questo ingranaggio che dobbiamo azionare, e questo ci aprirà la strada per andare a fare la boss fight.
as ashes will be, ever seeking fire. Benissimo, adesso invece che andare subito a fare la boss fight, ci sono ancora un paio di cose che voglio farvi vedere di questo livello. Allora, se vi ricordate questa zona, da qui si sale e troviamo questo cavaliere. Ecco, vedete che ci sono già morto una volta. Con questo martellone qui. Ecco, questa è la cosa peggiore da fare, perché giù... Qui sotto c'è il delirio, veramente. Allora, abbiamo un cavaliere con ascia e scudo. Un cavaliere con ascia bipenne che lancia terremoti a distanza. Un cavaliere con il martello scuoti roccia. Mannaggia. Tra l'altro fanno dei danni atomici questi nemici. Restate sempre in movimento. Dai che quel cavaliere col martellone è quasi morto, eh. Restate sempre full vita se ci riuscite. Ok, allora, meno uno. Aia, porco Giuda. Adesso sistemiamo tutti, eh. Non abbiate fretta. Oh, un po' di backstab fa sempre comodo. Attenzione ai terremoti. Ok, perfetto. Adesso prendiamo quello con l'ascia di penne. Insomma, ci fa un po' penare, però alla fine riusciamo a ucciderlo. Perfetto. Allora, qui abbiamo la possibilità di recuperare quest'ascia che crea terremoti intorno a noi. E poi io vi consiglio di tagliare la testa al toro, di teletrasportarvi. Andiamo un attimo all'altare del vincolo, perché mi è venuto in mente di sostanzialmente togliere la vacuità direttamente una volta per tutte. Quindi paghiamo il nostro riscatto spirituale, annulliamo la vacuità, torniamo a essere dei bellissimi umani. Ecco, vedete che quando liberiamo, quando apriamo la porta nella chiesa di Fride, la ragazzina che deve dipingere torna praticamente al suo dipinto. Ok, proviamo a invadere giusto per recuperare la nostra brace, ecco, subito, che ci torna utile perché dobbiamo affrontare un piromante che è uno spirito oscuro e ci può invadere solo se abbiamo la brace attiva. Eccoci qua. Vediamo un po'. Questa zona da invadere è sempre una zona un po' dispersiva. E qui per fortuna lo troviamo direttamente al falò. Però la zona di Ariandello è veramente grande. Attenzione, aveva quella magia che gli permette di non morire se l'ultimo colpo è letale. Cioè, se gli diamo un colpo letale, ma di lasciarlo con un HP comunque. Questo combattimento è stato abbastanza semplice. Recuperiamo la nostra brace. Torniamo giù dove ci sono i mosconi. Eccoci qui. Allora, qui abbiamo... Ecco, qui c'è una parete che in realtà è finta. Dietro troviamo questa lucertolina. Ci dà una titanite scintillante, spero. Aia, sanguinamento. Ok. Quindi titanite scintillante, possiamo uscire da questa porta con il nostro anello del gatto. Ok,
scendiamo lungo le radici. Vedete quante cadute, quante morti per caduta. Perfetto, allora noi piano piano, con molta cautela, scendiamo. Dobbiamo arrivare a quella sorta di colosseo che c'è lì, dove troveremo una seconda fiamma della piromanzia. Ok, ultimo salto, voilà, perfetto. Allora, dicevo, ultima fiamma della piromanzia, un osso del ritorno, giusto perché ti devono dare la possibilità di tornare a casa, eccolo qui. E qui veniamo invasi da un piromante, però ripeto, solo se abbiamo la braccia attiva, quindi eccolo qui. E lui ci darà una piromanzia che ci permetterà di creare delle sfere di fuoco che rimarranno a fluttuare per aria e lanceranno palle di fuoco ai nostri nemici. Allora, ovviamente la fregatura c'è sempre, e quindi quando vedete la piromanzia usata da lui dite che figata, incredibile, bellissima, quando in realtà la prendete, che è questa qui, vabbè, la stavo usando, vediamo se riesce a usarla. Perché le sue palle di fuoco fanno 700 attacchi, mentre invece quelle che potete creare voi ne fanno 3 e poi spariscono. Quindi insomma, diciamo che è una piromanzia utile se volete tenere occupato un gruppo di nemici, ma di certo non è quella piromanzia che vi risolve la partita o l'invasione. Perfetto, salutiamo. Poi osso, eccolo qua, caos fluttuante, osso del ritorno, o spada spirale, e torniamo al falò. Ok. Allora, se ripartiamo dal falò che si chiama Le profondità del dipinto, e giriamo a destra, arriviamo nello stesso punto praticamente di dove eravamo prima, però da piano terra, e sopra di noi c'è quella sorta di colosseo. Qui troviamo il custode del campione. Questo è un boss sostanzialmente opzionale, non c'è bisogno di farlo, è abbastanza carino. In prima run è fattibilissimo, dalla seconda run in poi incomincia a essere un serio serio problema da affrontare da soli, quantomeno. Ecco, allora qui, una volta ammazzati i lupi, che come al solito sono il nostro primo obiettivo, poi troviamo il custode del campione e dobbiamo tentare di ucciderlo il più velocemente possibile. E fate attenzione, perché comunque fa degli attacchi molto veloci e alle volte imprevedibili. Tenta di parare i vostri attacchi, quindi potete giocare un po' di riposte. E quando arriva a metà della barra della vita, chiama il campione, appunto. E il campione non è nient'altro che un bel lupacchiotto, ecco, delicatissimo, che viene ad aiutarlo. Il moveset del custode cambierà, incomincerà a lanciare delle magie. Il mio consiglio è sempre comunque di concentrarvi prima sul custode, e poi una volta ammazzato il custode, sì, vabbè, se riuscite, una volta ammazzato il custode, vi concentrate direttamente sul lupo, ok? Vi salto la prima metà del secondo tentativo. Qui sono riuscito a togliergli un po' più di punti vita, però mi raccomando, state attenti al lupo, ecco, soprattutto questi attacchi qui ne fa, mi pare, 3 in serie. Quindi preparatevi, insomma, a schivare, imparate un pochettino il tempismo, perché all'inizio più che altro quello che vi frega è il tempismo. E adesso che siete da soli, allora, o lo affrontate così in campo aperto direttamente, che è fattibile comunque una volta imparate le sue mosse,
oppure potete nascondervi tra le colonne del Colosseo, e anche quella è una buona tattica. Aia, attenzione, 1 2, mamma mia, per un pelo, ma qui ne ha fatti solo 2. Un baffafulmine è utile. Ecco, questa è la seconda forma del lupo e diventa ancora più feroce, ma siamo riusciti a fargli un ripost e quindi non lo vedremo mai la sua seconda forma. Qua cuccia, ragazzino, forza. Perfetto. Qui troviamo una tomba sulla quale vegliava il custode. E una volta acceso il falò possiamo tranquillamente tornare nella chiesa di Fride e andare a combattere contro il boss finale di questo primo DLC. Ora, ho fatto già diversi tentativi contro Fride. Non ho i primi perché ci ho messo talmente tanto tempo che alla fine non sono rimasti salvati, perché il file era diventato troppo grande e non me l'ha salvato tutto. Quindi dopo, non so, saranno stati almeno 15 tentativi, giuro, perché Fride è veramente un boss ostico. Ho deciso di aiutarmi un pochettino con sostanzialmente l'attivazione della brace. Quindi andiamo a fare una invasione. Eccoci qui. Andiamo in questa zona perché è un po' più piccola ed è più facile, diciamo, invadere. Se no ci si impiega veramente troppo tempo a invadere ad Ariandel. E vediamo di recuperare la nostra brace, così da avere quel 30% di HP in più contro il boss, che magari ci permettono di avere la meglio. Perché sto veramente uscendo pazzo per tentare di ucciderla a livello 80. Ecco, qui incominciamo un duello che poi diventa un gank. È arrivata una sentinella, una lama della luna oscura. Allora, sempre attenzione all'host quando si invade. Sì, urla. Vabbè, attenzione anche soprattutto alla lag. E se potete, sfruttate i mostri presenti nella zona. Niente, l'host sembra non volere assolutamente combattere, quindi uia. Ah, o forse combatte solo quando effettivamente è sicuro di non poter essere colpito. Ecco, anche noi abbiamo un alleato di un certo peso, insomma. Oh, perfetto, quando arrivano i nemici i nostri avversari incominciano a comportarsi in maniera un po' più aggressiva, e quindi ci aprono, diciamo, la possibilità di colpirli e di fargli molti più danni. Ecco, qui per esempio l'host è rimasto da solo per un pelo, non so perché mi abbia dato la animazione del backstab. Comunque lo finiamo con un affondo e riusciamo a portarci a casa la nostra bracciolina. Perfetto. Allora andiamo ad affrontare quindi Fride e la sorella Fride maledetta e padre Ariandel. Ok, questo è un boss che almeno nella prima parte, intanto è difficile perché è diviso in 3 parti, anziché in 2, come tutti gli altri boss. E questa prima parte, dove c'è solo lei, vi conviene sfruttare i perri. Ecco Giuda, attenzione perché gli attacchi hanno dei tempi leggermente differenti in combo. Poi quando fa questa... Quando arretra e fa questa mossa dove praticamente si
scompare alla vista, eccolo qui, se riuscite a starle vicino, praticamente non può scomparire alla vostra vista. Ok, e la prima parte è fatta, cioè, dopo 15 volte, almeno la prima parte, perfetto. E quando il padre Ariandel scopre che Frida viene sconfitta, si, diciamo, che si incazza del brutto, ecco. E quindi inizia a combattere. Allora, questa boss fight, state molto molto attenti a padre Ariandel, soprattutto quando fa queste corse. Allora, il mio suggerimento è sempre lontani dal calderone. Quindi se il calderone è a sinistra, noi andiamo a destra e viceversa. Quando incominciate a togliere un po' di vita a padre Ariandel o a Fride, Fride farà un... si fermerà a curare padre Ariandel. In questo caso hanno un'unica barra della vita. Quindi ferire uno o ferire l'altra non cambia granché. State solo molto attenti a quando sorella Fride vuole curare padre Ariandel. Perfetto. Se riuscite a far praticamente correre padre Ariandel dritto e a girargli intorno, potete colpirlo in sicurezza, diciamo, 2-3 volte. Ecco, adesso che sembra che tutto sia finito, allora quando sconfiggete padre Ariandel vi dà una lastra di titanite. Eccolo qui. Fride risorge con la fiamma oscura, oltre che con il fuoco, oltre che con il gelo, insomma, adesso diventa veramente difficile. Si muove molto veloce e i suoi attacchi, le sue combo sono da 3-4 colpi. Attenzione, ancora una volta qui scompare e poi crea questi coni di ghiaccio. E l'ultimo dei tre lo carica a sufficienza di modo da potergli fare un backstab. Quindi questo è uno dei momenti più utili per colpire sorella Fride. Poi per il resto vi consiglio di schivare i suoi attacchi e di non essere troppo aggressivi, ecco, perché basta poco che... attenzione soprattutto quando tira fuori le fiamme nere, non è mai un buon segno. Occhio a questi attacchi. Tra l'altro ne ha una bella varietà, perché ogni tanto usa il ghiaccio, ogni tanto usa la fiamma nera. Giocate sempre difensivi. Ha 5 attacchi addirittura in combo. Siamo quasi, tra l'altro, a metà della boss fight, quindi aia, a metà, cioè quasi alla sua seconda forma. Attenzione, qui la cosa fondamentale è riuscire a recuperare, cioè a risparmiare il più possibile le fiaschette Estus nei due combattimenti precedenti, quello con Fride e quello con padre Ariandel e Fride. Ecco, scompare di nuovo. Tentate di capire dove si trova. Statele dietro, fate attenzione alle esplosioni. Quando siete congelati la vostra stamina si recupera più lentamente, mamma mia che pelo, e vi fanno anche più danno, quindi non è un buono stato quello del congelamento. Ok, attenzione, anche questo, dopo questo attacco è utile colpire con un R1, giusto perché si ferma un attimo a rifiatare. Lei che è quasi morta. Attenzione a questo attacco che è diviso in due parti. Se vi aggancia potete comunque rotolare via. Se non rotolate via vi decapita e praticamente vi one shot. Guardate quanto è rapida nei movimenti e negli attacchi. Va bene, ma ormai dovrebbe essere... fatta, perfetto. Dopo numerosi tentativi
anche sorella Frida viene piegata alla nostra volontà. Oh, falò acceso, vedete lì in fondo c'è un altro falò. Quello ci porterà alle... stanco Richter. Ci porterà al cumulo di macerie, che è dove potremo incominciare il nostro percorso nell'ultimo DLC, che è quello di Dringed City. Quindi per adesso vi saluto ragazzi, vi ringrazio di avermi seguito e vi do appuntamento alla prossima puntata.